Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Trading Super Fair, bentornati sul mio canale. Oggi voglio continuare le analisi, voglio continuare le ricerche e aiutarvi a trovare le migliori opportunità all'interno dei mercati quando si tratta di entrare in un trade, poiché io vi spiegherò le tecniche, le strategie, tuttavia vi voglio anche insegnare a essere pazienti e a trovare le opportunità migliori, non entrare a ogni possibile trade che vedete. In questo caso sono entrato su Celta Vigo Leganés. Partita della Liga, sono entrato a un ottimo prezzo di 2,9. Come vedete, la quota si è subito alzata adesso a 2,96, quindi comunque è un prezzo molto interessante quello che sono riuscito a chiedere. Sono stato matchato a diversi prezzi, tuttavia tutti i prezzi più bassi rispetto all'attuale prezzo, e siamo alla fine del primo tempo, quindi comunque ho solo dovuto aspettare e chiedere un buon prezzo in questi 15 minuti della fine del primo tempo. Sono stato matchato. Ma perché sono entrato in questo trade? Allora, innanzitutto per il prezzo, quindi un ottimo prezzo, 2,9 sicuramente alla fine del primo tempo, un ottimo prezzo. Bisogna però poi vedere le motivazioni delle squadre. Allora, innanzitutto c'è stato un cartellino rosso per il Celta Vigo. C'è stato un cartellino rosso e quindi, come vedete, il Leganés ha iniziato ad attaccare, poiché appunto sono un uomo in più e quindi questa è quasi una conseguenza normale, quasi davvero una conseguenza classica, no? Un giocatore in meno, la squadra con il giocatore in più inizia ad attaccare. Ma non finisce qui, non finisce qui perché, come potete vedere, queste due squadre sono lì, sono in basso e vogliono ovviamente evitare di andare nella Serie B retrocessione, nella Serie B spagnola, nella seconda divisione. Quindi, ovviamente, sono due squadre che non ci stanno a perdere. Ma la cosa più importante secondo me è questa, che il Leganés ha 20 punti e vincendo contro il Celta Vigo almeno temporaneamente, poi non lo so le altre squadre contro chi giocano, contro chi non giocano, almeno momentaneamente scavalcherebbe il Celta Vigo, quindi potenzialmente rimanendo in Serie A nella Liga, nella prima Liga, e il Celta Vigo andrebbe giù. A maggior ragione il Celta Vigo sa benissimo di questa opportunità e quindi non vorrà permettere appunto al Leganés di farsi scavalcare, quindi almeno un gol lo cercherà. Però che cosa è successo? Il Celta Vigo è un uomo in meno e quindi il Leganés adesso andrà all'attacco e cercherà questo gol davvero con ogni tipo di forza, davvero andranno tutti all'arrembaggio, cercheranno un gol. Come si può vedere, il Leganés adesso dovrà fare, scusatemi, il Celta Vigo dovrà fare un po' di catenaccio, però ragazzi, se il gol arriva, il Celta Vigo dovrà un attimo svegliarsi, quindi magari in questa fine di primo tempo gli allenatori stanno pensando a determinate strategie, ci stanno un po' ragionando su. E vi assicuro che i secondi tempi sono altre partite. I secondi tempi sono quasi sempre, se trovate le partite ovviamente giuste, partite diverse, sembrano quasi squadre diverse. Molto spesso squadre che giocano male nel primo tempo poi giocano bene nel secondo, perché è il lavoro degli allenatori durante quei 15 minuti di svegliare un po' una squadra che non gioca bene e appunto farli tornare in campo giocando un po' meglio. È stata, diciamo, un po' la filosofia di Mourinho quando allenava il Manchester United. Molto spesso, anche se non esprimeva un gioco chissà quanto spumeggiante, molto spesso la squadra sembrava molle, sembrava brutta, e poi nel secondo tempo spesso riusciva a sollevarsi. Molto spesso è successo anche con la Juventus di Allegri. Molto spesso dei primi tempi veramente da dormire, non che i secondi tempi fossero così entusiasmanti, però molto spesso le squadre vincono le partite nei secondi tempi. E noi non stiamo scommettendo, facendo trading, che una squadra vinca o che l'altra squadra vinca. Stiamo scommettendo semplicemente che un gol entrerà in questa partita. Abbiamo 45 minuti. Abbiamo una situazione del genere dove le due squadre dovranno per forza cercare almeno un gol. Non vedo queste due squadre che le vada bene lo 0-0, specialmente il Leganés, che è lì in basso e gioca contro il Celta Vigo, uno scontro diretto, e il Celta Vigo c'ha un uomo in meno. Quindi ragazzi, questa per me è un'occasione, una ottima occasione, quindi sono entrato 100 pound contro il risultato esatto, quindi ho un rischio praticamente del doppio, vedete che per fare 100 pound sto rischiando quasi 200, tuttavia credo fortemente che una volta almeno su 8, cioè scusatemi, una volta su 8 non dovrebbe venire, insomma, non dovrebbe riuscire questo risultato una volta su 8, quindi diciamo che 8 volte su 10 dovrebbe quasi sempre. Poi ovviamente le statistiche, ragazzi, non le posso sapere io così, perché appunto bisognerebbe analizzare ogni singola partita e analizzare la, diciamo, psicologia delle squadre, eccetera, eccetera. Ma in ogni caso, questo
È un perfetto esempio, secondo me, di una partita che rispetti i canoni per fare lo sniping sullo 0-0. Ricordatevi sempre che, soprattutto nello 0-0, i mercati tendono a essere molto, molto difensivi quando finisce il primo tempo, soprattutto due squadre che non hanno fatto grandi cose. Sono molto sorpreso proprio perché stanno giocando con un giocatore in meno, quelli del Celta Vigo. Il Leganés farà di tutto per cercare questo gol. Probabilmente sono squadre che non hanno questi resumi di squadre che fanno un sacco di gol. Tuttavia, a noi ce ne basta uno. E davvero i gol spesso entrano anche solo per fortuna: un calcio di rigore, un calcio d'angolo. Ragazzi, davvero un gol entra quasi sempre. Ne solo il 10% mi sembra delle partite, anche meno, non entra un gol almeno. Quindi ragazzi, adesso io vado a vedere il secondo tempo, vi aggiorno, questo più che altro era un video per spiegarvi appunto le motivazioni che stanno dietro alle squadre e appunto spottare le migliori opportunità per entrare in un mercato. Non entrate a ogni singola partita, io vi consiglio sempre delle quote inferiori a 3, sarebbe veramente interessante riuscire a entrare a quote inferiori a 3 perché appunto il mercato sta veramente pensando che finisca 0-0. Io invece non vedo questa partita finire 0-0. Noi ragazzi ci vediamo tra poco, appena ci sarà un gol, così facciamo le ultime analisi e poi voglio anche ricordarvi che successivamente a questo video metterò un'altra lezione molto importante sul mio corso gratuito di trading, quindi ragazzi ci vediamo tra poco e appunto vediamo che cosa succede in questa partita. Eccoci qua ragazzi, il gol è arrivato e incredibilmente è arrivato per il Celta Vigo. Vi spiego un po' quello che è successo perché è una partita veramente incredibile. Esce il Leganés dal secondo tempo, degli indemoniati sembravano. Addirittura l'allenatore mette un attaccante per un difensore o per un centrocampista. E quindi praticamente era un 4-2-4, erano tutti in attacco. Tuttavia una squadra un po' disordinata. Ma l'episodio chiave della partita è stato un cartellino giallo, che in realtà era stato un cartellino rosso inizialmente. E quindi lo stadio è impazzito, è letteralmente impazzito. Poi l'arbitro è andato a vederlo al VAR e ha soltanto poi dato un giallo poiché l'intervento non era così pericoloso. Tuttavia lo stadio, tra virgolette, era così in subbuglio che ha caricato la squadra e alla prima occasione hanno trovato il gol. Ragazzi, davvero ci sono decine e decine di episodi che possono cambiare il corso di una partita, specialmente partite dove fare il risultato è indispensabile. Questa, ragazzi, era veramente una opportunità. Quindi io vi consiglio di non entrare in ogni trade che vedete. Oggi è sabato, ci sono davvero centinaia di incontri, basta andare nell'exchange, nella lista degli incontri. Davvero ci sono un sacco di incontri, ma fate le vostre analisi, guardate le motivazioni della squadra, guardate le statistiche, se ci sono stati tiri, se ci sono stati cartellini rossi. Il Leganés era davvero avanti, infatti io non mi sorprenderei se almeno un gol fa, perché adesso davvero saranno alla disperata. Saranno veramente tutti, tutti, tutti su, e il prezzo di 1,85. Non mi sento di fare un altro snipe perché sono contento del mio profitto e la mia strategia in questo caso, e questo è un altro fattore molto importante, ragazzi, non cercate sempre di combinare le strategie. Se la vostra strategia, se nel mio caso la mia strategia è lo 0-0, snipe 0-0, tecnica riuscita, si passa al prossimo trade, ragazzi. Se questa è la tecnica, dovete sempre cercare di seguire la vostra tecnica. Io vi sto dicendo, questa secondo me non è una partita che finisce 1-0, tuttavia non entro in un altro trade perché io sto seguendo la mia tecnica e sto registrando tutti i trade che ho fatto, sniping 0-0, sto collezionando i dati che mi servono per capire qual è lo strike rate, com'è la mia analisi, se è un'analisi corretta o non corretta. Per adesso sto avendo ottimi risultati, ma non entro in un altro trade. Quindi io sono contento del mio profitto. Voi ragazzi fate sempre le vostre analisi molto attentamente, guardate i prezzi perché non voglio che voi entriate con delle responsabilità troppo alte e soprattutto entrate con le stake che si addicono alla vostra banca. Quindi se voi avete una banca di 100 euro per dire, non entrate con più di 2 euro o 5 euro al massimo. Ricordatevi che in realtà, in teoria, non si dovrebbe mai superare il 5% di rischio sulla banca. Tuttavia questa è una tecnica che usiamo bancando e quindi è difficile riuscire ad arrivare esattamente a quella cifra. Quindi ragazzi state comunque molto attenti, non rischiate la vostra banca, non cercate di rincorrere le loss, le perdite e fate le vostre analisi. Le analisi sono sempre molto importanti ed è per questo che appena finisco questo video inizierò a registrare la lezione sulle analisi pre-match. E nelle analisi pre-match vi darò un link per entrare sul sito dove io faccio le mie analisi, ed è un sito tramite invito, ci si arriva tramite invito,
E con soltanto una sterlina potrete provarlo per 7 giorni e poi decidere se volete continuare oppure no, ma in ogni caso potete provarlo e vedere esattamente tutto quello che io guardo quando faccio le analisi. E vi farò vedere nel video, veramente c'è tutto quello che vi serve per fare trading e per iniziare a fare profitti. Quindi ragazzi, io vi saluto, spero che voi vogliate venire nella mia lezione, nella sesta lezione se non sbaglio del mio corso gratuito qua su YouTube, dove parlerò delle analisi e dove vi appunto darò questo link per entrare a far parte di questa community, diciamo, dove ci sono tutte le analisi, davvero c'è qualsiasi tipo di analisi e lo vedrete nella prossima lezione, quindi non vi sto più a disturbare, diciamo, volevo appunto darvi qualche dritta quando cercate le partite e naturalmente non dimentichiamoci che abbiamo fatto più di 100 euro comunque, una giornata di lavoro facilmente per tante persone, fatti semplicemente con l'analisi giusta e seguendo le giuste analisi. Ragazzi, io vi ringrazio, state iniziando a seguirmi in tante persone, sto ricevendo un sacco di messaggi, sono contento, cerco sempre di rispondere a tutti quando riesco. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per chi mi segue su Instagram, Trading Superfair o qua su YouTube. E noi ci vediamo, non dimenticatevi il corso gratuito, perché per iniziare a fare trading dovete starmi a sentire, dovete seguire il mio corso gratuito. Non andate a comprare i corsi dagli altri 4.000 euro perché vi diranno le stesse cose. Per carità ci saranno, trader molto più bravi di me. Però se volete iniziare, non investite tutti questi soldi in un corso, questo è il mio consiglio, guardate almeno le mie informazioni che sono gratuite e poi potete benissimo decidere di andare a comprare dei corsi se volete ulteriori informazioni. Quindi ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nei prossimi video.